tante volte mi capita, mi è già capitato, no? Di andare magari in appuntamento di vendita uno o due colleghi o addirittura tre colleghi, magari c'è un collega nuovo che ha appena cominciato, nuovo, giusto? Collega nuovo che ha appena cominciato, niente, andiamo a fare l'appuntamento insieme, cerchiamo di capire se è possibile vendere questa casa a questo cliente, no? Torniamo dall'appuntamento, questo cliente magicamente, Francesco, non ha aperto bocca. È facile o difficile, secondo voi, gestire un cliente del genere? Difficile. Difficile. Difficile perché nel momento in cui io non so quale può essere veramente il suo pensiero, diventa complicato poter cercare di arrivare a una soluzione, no? Perché noi, in qualche modo, a noi piace definirci consulenti immobiliari, ma come dice giustamente il buon Francesco e anche il buon Paolo, noi alla fine la casa la dobbiamo vendere, se no diamo solo una marea di consigli.